Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici. Ci mettiamo in preghiera e vogliamo pregare il Padre nostro, sentendo che quando diciamo Padre nostro, ci sentiamo in una comunione con tutta l'umanità. Una comunione a volte anche crocifissa, perché sentiamo che in ogni cuore Gesù dice Padre nostro, è Lui che prega. E a volte lo prega anche da crocifisso. Ecco, noi ci sentiamo dicendo Padre nostro, uniti a tutta l'umanità, Padre nostro di tutti. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Sono già tre volte e quattro con oggi che il Vangelo che ci viene proposto nei giorni feriali della Quaresima ci fa entrare sempre più nel tema del perdono, della riconciliazione, dell'amare i nemici e questa mattina della misericordia. Dicevamo già sabato che non è tanto un aumentare i nostri sforzi per fare qualcosa che è così alto, così grande, che probabilmente con i nostri sforzi non riusciremo mai a raggiungerlo. Si tratta invece di lasciare che la parola di Gesù operi dentro di noi, lavori dentro il nostro cuore e cambi il nostro cuore, ci porti il cuore del Padre. Gesù, Vangelo dopo Vangelo, vuole aiutarci a ricevere il cuore del Padre, che ci porterà a sentire come Lui, a vedere come Lui vede, a relazionarci come Lui si relaziona. Ecco, allora ascoltiamo questo Vangelo dalla voce di Claudio. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante, vi sarà versata nel grembo. Perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Veramente, dopo tutto quello che abbiamo condiviso nei giorni precedenti, non c'è tanto da spiegare. C'è proprio piuttosto un credere che la parola di Gesù non è solo un comando esterno, ma è una parola efficace, operante, onnipotente, e dobbiamo, come un paziente si affida al chirurgo, dobbiamo lasciarci operare. Proprio crederci, affidarci, abbandonarci a questa parola affinché operi dentro di noi e ci porti, ci doni il cuore del Padre. Il cuore del Padre. Ma io vorrei proprio dire, facciamola questa preghiera spesso dentro di noi.
Mamma celeste, dammi il cuore del Padre, dammi il cuore del Padre. Gesù, dammi il cuore del Padre. Spirito Santo, dammi il cuore del Padre. So che mi sembra 4 giorni fa, sì, nel Vangelo diceva: chiedete e vi sarà dato, bussate e troverete, ecco, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E poi insisteva ancora: ma allora forse una cosa che stiamo capendo di dover chiedere è questa: dammi il cuore del Padre, dammi il cuore del Padre. E poi quando diciamo Padre nostro, cominciamo già a sentire tutti i fratelli come appartenenti a noi, al nostro cuore, anche un'appartenenza crocifissa, ma li sentiamo tutti, nessuno escluso, appartenenti a questa famiglia di fratelli che hanno Dio come Padre, Padre nostro. Ecco, questo è un po' una piccola riflessione. Ecco, ci mettiamo allora in preghiera. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore. Riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami, Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie, Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore, misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. E E con col il tuo tuo spirito, spirito. per intercessione della Mamma Celeste, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ultimo pensiero, questa parola di Gesù, ripeto, è parola onnipotente e quindi opera, e quindi ci dona la possibilità di essere, prima ancora di fare, essere quello che dice, cioè ci dona un cuore nuovo. Buona giornata.